Ormai sono passati 4 anni esatti dall'inizio del libricino del Muori. Da quel 29 dicembre quando uscì la nascita di Kira. Infatti era la puntata che scrissi il 25 dicembre. E adesso devo fare la puntata 25, dove invece muore. Avrei voluto farla uscire oggi, ma non gliel'ho fatta. Come non gliela faccio mai, quasi mai, a fa uscì una cosa quando do una data. Perché non so più i tempi delle 40 ore a video. Ora so 400 ore. Soprattutto se faccio video lunghi un'ora o due e mi chiudo a studiare o a legge. Ma soprattutto a edità. Per questo ci metto di più. No per Twitch, dove uso 6 ore a settimana. No al giorno, a settimana. E anzi, mi sento in colpa. Mi pare di campare di rendita di là, per le cose che faccio di qua. Perché io uso ancora, dopo tutto questo tempo, tutta la mia anima per fare i video. Certo, prima erano più a cazzo de cane, a cazzo de cami. E forse erano meglio, più spensierati. O forse sono meglio adesso, con più informazioni. Ma che cazzo ne so. So solo che rivedendo la prima puntata del libricino, che era di 15 minuti scarsini, mi accorgo che non è più così. Non siamo più solo io, il computer e il video. Adesso siamo io, il computer, il video, le tasse, le imposte, le supposte, il commercialista, la vita. Perché io pago tutto. Se tua nonna va all'ospedale gratis è grazie a me e altri come me, ne ho fatte de cose in sti 4 anni e qualcosa. Tante serie le ho iniziate e le ho finite. Tante altre non accennano a vedere il lumos in fondo al tunnel. Tante altre, una. Ma perché voglio fare tante cose e il tempo passa. E adesso, con la prossima puntata, anche questa serie è un punto di svolta. Molti di voi sono tristi perché la serie sta finendo, ma soprattutto perché tanti dicono che dopo sta puntata Death Note cala. È la vera fine. LOL. Cosa dite? Che nella seconda parte c'è il personaggio più figo della serie, il mio preferito, l'uomo dritto per dritto, il più incazzato. Guarda caso i personaggi che mi piacciono di più sono sempre quelli più calmi. Anche a lui piacciono i dolci, tra l'altro. Uno in particolare, il caramello. No, quasi. E il finale, la parte più bella della storia. Non vi preoccupate, piccolo Angel, a voi a te. Ma sì, anche questa serie finirà. Ma dalla morte de una serie ne nascono altre. Anche perché 13 puntate non è proprio finita. Non sai le cose che voglio fare quest'anno. Ho solo intaccato la superficie in questi 4 anni della roba che voglio fare. E io starò qua finché mo faranno fa. Per sempre. Ci vediamo nel 2022. Buon anno. Lascio un po' scorrere per arrivare a 4 scimmie minuti per il meme. Ok, a posto.